Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova lotta della seconda edizione del Judgment Tournament. Questa è la terza sfida sul canale e oggi andremo a vedere la partita tra Brandon Sandu e Nicolò Colella. Brandon ci porta un Balanced formato da Tundurus, Ferrothorn, Mega Metagross, Heatran, Weavel e Latios. Veramente un bel Balanced che ha sia un ottimo reparto difensivo che ottimo reparto offensivo. Tra i migliori Pokémon del momento per quanto riguarda il lato offensivo, oserei dire. Mentre Nicolò porta invece un team molto più stalloso. Vediamo subito prevalere la core Mega Sablay e Chansey. Poi c'è Hippodon, Starmie, Magnezon e Aulucia. Aulucia sembra essere l'unico Pokémon offensivo e abbinato con Magnezon può fare veramente dei bei buchi, in quanto Magnezon punta ad intrappolare tutti gli steel fastidiosi per Aulucia, come potrebbero essere magari Mega Scissor e Skarmory. Abbiamo consigliato più volte ai nostri giocatori di non utilizzare team stallosi perché le lotte poi sarebbero noiose sia da giocare che da vedere e ovviamente anche da commentare, ma soprattutto ragazzi su 3DS può capitare che se si beccano due stall le lotte una volta finito il tempo siano ancora sul punto di 6-6. Ci sono state recentemente partite veramente lunghissime su Showdown e quindi veramente vi consiglio di non utilizzarli, fateci questo favore. Se poi siete proprio però degli amanti di questa tipologia, fate un po' come preferite. Comunque direi subito di iniziare perché appunto la sfida dura un bel po'. E ok, parte la sfida contro Nicolò, siamo dalla visuale di Brandon che manda in campo Tundurus e invece vediamo subito la risposta di Sablay. Ovviamente se Sablay è nel team, specialmente se è Mega, lo vedrete quasi sempre lead ragazzi, perché a Sablay serve la Mega Evoluzione e si danno mosse come Bruciapelo proprio per garantirla in ogni caso. Poi si potrà provvedere a sostituire. Infatti appunto Bruciapelo, Sablay ragazzi necessita della Mega Evoluzione perché in questo modo riesce subito a respingere le mosse di stato e si può rivelare un ottimo counter di Ferrothorn, Pokémon che è presente nel team di Brandon. Qua sostituisce Brandon in Heatran, ma c'è la predict da parte di Nicolò che manda Chansey. Forse non si aspettava proprio Heatran, ma comunque non poteva lasciare Sablay su Tundurus. Quindi qua, in previsione della provocazione, Heatran si becca il movimento sismico che fa dei bei danni e soprattutto lo priva del palloncino. Diciamo l'unico Pokémon comunque che viene avvantaggiato da questa cosa è Hippodon del team avversario, quindi è sempre buono togliere il palloncino. Qua viene messo Weavile su Chansey che ok si becca un bel po' di danni dal movimento sismico. Questo mi fa presupporre che non si tratti di un Weavile Life Orb, in quanto non avrei mai sprecato PP, io almeno. Infatti qua c'è il knockoff, sembrano proprio danni da Choice Band, forse avrei usato in questo caso Icicle Crash perché veramente poteva fare moltissimo male a Chansey, inoltre poteva farlo tentennare. Poi vabbè, Sablay si sarebbe beccato sicuramente un tweet KO. Qua c'è il Fake Out, mossa che secondo me fa perdere tempo a Nicolò perché conveniva molto di più la ripresa, tanto Weavile non poteva fare tweet KO e comunque era meglio, sì. Voleva togliere qualche punto salute, ma poi comunque, alla fine io sarei sempre andato di ripresa. Qua tanto c'è il Magma Clisma da parte di Heatran che riesce ad intrappolare Chansey togliendogli un bel po' di punti salute. E adesso, cavolo, no, la sostituzione no. Qua andava assolutamente fatto provocazione, ragazzi. Perché così tanto Chansey iniziava a perdere punti salute. Il problema è che come posso dire, ok, poteva fare qualche danno in più di movimento sismico, Heatran non dispone degli avanzi, però almeno si iniziava veramente a far soffrire questo Chansey, bisognava fare provocazione, cavolo qua. Era la mossa della partita, e invece no, errore di Brandon secondo me. Viene mandato in campo Metagross per Mega Evolver, ok, però non l'avrei mai fatto io. Allora, Metagross infatti fa solamente riguadagnare punti salute a questo Chansey dopo il desiderio. Chansey con desiderio non soft-boiled. Beh, sì, potrebbe rivelarsi utile in questo caso perché comunque dà la possibilità a Sablay di ripristinare punti salute in situazioni critiche, ma anche ad Aulucia, per esempio. Dragobolide di Latios fa veramente zero danni a questo Chansey che sembra quasi essere investito in difesa speciale. Movimento sismico, purtroppo Chansey non ha di meglio da fare, non ha neppure Toxic. Che mosse ha? Protezione, desiderio, movimento sismico. Se avesse avuto Toxic l'avrebbe dovuto fare da un bel po', secondo me.
Non, forse mi sfugge la quarta mossa, l'abbiamo già vista, non credo. Tundurus comunque. Tundurus comunque su Chansey e qua c'è la sostituzione in Hippodon. Penso da parte di Nicolò solo per settare le rocce e approfittare quindi subito di questo vantaggio. Stiamo notando che Brandon tende a sostituire molto anche in situazioni dove diciamo non converrebbe, perché la contro Chansey andava fatta a provocazione, cavolo. Specialmente se poi aveva Toxic nel set, era una mossa che andava fatta. Vabbè, comunque non possiamo dargliene troppo una colpa, avrà pensato qualcosa di diverso in quel momento. Hippodon tanto riesce a mettere le rocce e adesso Ferrothorn va di vigor colpo. Qua entrata di Magnezone abbastanza palese. Ora Ferrothorn si trova veramente in un bel guaio. Potrebbe reggere l'introforza, e invece no, perché o una spread strana oppure questo Magnezone è Choice Packs e comunque non ha molti investimenti nella difesa speciale quel Ferrothorn. Situazione veramente brutta per Brandon, secondo me. Ora viene sostituito Magnezone, sempre a favore di Hippodon, perché Hippodon, ragazzi, è un ottimo check di Tundurus. Ovviamente se Tundurus dispone di Nasty Plot più Grass Knot, ovvero l'acerboso più congiura, è la fine per tutti gli Hippodon del mondo. Però nel caso contrario invece si rivela l'Ippopotamo veramente un hard check difficile da buttare giù. Specialmente se poi Tundurus ha la Life Orb, che intanto viene logorato sia dal recoil di questa che dalla sabbia. Pietra taglio, ok. Quindi Latios veramente si trova in una brutta situazione, però riesce comunque a fare ripresa. Fortunatamente Hippodon non aveva modi di colpirlo più forte. Psycho Shock, adesso vedremo un attimo. Oh sì, pochi danni questo Chansey. Cosa sta succedendo? Perché? Prima anche Dragoboide, vabbè sì, diciamo sono i danni standard. Chansey lo sappiamo, è una panzona, era da un po' che non la vedevo, quindi desiderio. Giustamente non può fare altro, non va di Protect perché non ce n'è bisogno assolutamente. Qua un bel movimento sismico ci sta molto molto bene. Però andando avanti di movimento sismico Chansey sicuramente non batterà questo Latios. Sono curioso di sapere quale sia la quarta mossa, credo rintocca sana, quasi sicuramente rintocca sana. Anche se boh, a Chansey avrei dato Toxic. Allora, entra Metagross appunto, già non è evoluto. Si becca il movimento sismico e Chansey ora va di protezione, diciamo per iniziare a creare qualche mid game con l'avversario, per vedere un attimo le mosse di Metagross, anche se avesse avuto sostituto sarebbe stato un bel problema. Fortunatamente non dispone di questa mossa, adesso viene sostituita Chansey a favore di Hippodon. Scusate la tosse ragazzi, ma queste lotte lunghe mi danno sempre problemi alla gola. E vi ricordo che sto commentando live, non ho mai visto questa lotta. Qua purtroppo Hippodon regge molto bene Metagross, purtroppo per Brandon ovviamente. E vedremo quest'ultimo presto andarsene. Matchup veramente sfavorevole per Brandon. Non riesco a vedere molte situazioni di vittoria per lui. Comunque, vediamo qua lo slack off di Hippodon, tranquillo perché non c'è bisogno di rischiare, ha già messo le rocce, Latios tanto si becca i danni dalla tempesta di sabbia, viene ritirato Hippodon perché sì, non c'è bisogno neppure di rischiarsi il crit di Draco Meteor, cose strane, c'è Chansey che regge benissimo i colpi di questi Pokémon speciali, è per questo ragazzi che Chansey andava tauntato. Abbiamo già visto il taunt, cioè quell'Itran penso sia il set con Toxic, perché Magma Storm taunt si giocano proprio per i Chansey, ragazzi, non è uno scherzo, si giocano proprio per i Chansey, per i Pokémon stallosi, e soprattutto con Toxic lo distrugge. E Chansey andava levato in questo momento perché è un Pokémon che dà troppi problemi al team di Nicolò. Comunque adesso Chansey può addirittura fare protezione per scoutare la mossa del Choice Band Weavile. O volendo potrebbe anche sostituire in Sableye, se proprio vogliamo essere sinceri, perché tanto c'è il desiderio. Preferisce appunto rimanere in campo per essere sicuro sulla mossa del suo avversario. Scaglia gelo, e adesso volendo sulla scaglia gelo può essere messo in campo Magnezone. Però così non avviene, Chansey resta dentro rischiando anche un potenziale flinch. Infatti, ecco, lo vedete, scaglia gelo ancora una volta. Ecco, adesso se riuscisse a farlo tentennare la seconda volta sarebbe... Oh, brutto colpo! Questo, ragazzi, potrebbe cambiare
potrebbe cambiare l'andamento della partita, perché Chansey è stato tolto e c'era Starmie, cioè quelli sono danni da Choice Band, andava messo Starmie qua. Errore anche da parte di Nicolò, secondo me. Comunque, adesso Weavile se ne va, perché appunto abbiamo constatato sia Choice Band, non penso assolutamente un altro set. Cioè, Weavile va giocato o con la Life Orb o con la Choice Band. Non esistono Sash e cose simili, in Overused soprattutto. Allora, idrovampata di Starmie, indirizzata a Weavile, che comunque fa molti danni a questo Tundurus, che addirittura va di Tuon Onda, ma Tuon Onda a questo punto su Starmie serve a ben poco. Sì, giusto ad avere il secondo turno di Thunderbolt, ma abbiamo lo switch in Hippodon, cosa che io avrei fatto fin da subito, in modo tale da togliere immediatamente questo Tundurus, che dispone di Invertivolt. Ok, quindi Invertivolt è la motivazione per la quale Tundurus è stato messo lead. Però a questo punto non capisco perché nel secondo turno non abbia utilizzato Invertivolt. Cioè, forse si aspettava Hippodon, ma se ti aspetti Hippodon non metti in campo Heatran. Boh, non lo so. Surf di Latios è il set Life Orb che dispone di Draco Meteor e Surf. È buono contro i team che dispongono di Heatran. In casi contrari io preferisco sempre Psychoshock. Anzi no ragazzi, che sto dicendo? Questo Latios ha sia Surf che Psychoshock che Dragobolide, perché la quarta mossa è Roost, ma Defog non c'è. No, l'abbiamo già visto Psychoshock, quindi cosa sto dicendo? Entra Sablay e qua bellissimo Dragobolide che puntava forse proprio a questo switch. Sablay quindi sta per morire, rovinando totalmente così la core difensiva del team avversario. Chansey è stato crittato, Sablay è stato preso da questo Dragobolide e adesso Brandon potrebbe ribaltare. Anche se deve fare i conti con Aulucia. Aulucia adesso può entrare, ragazzi, bellissimo Shine oltretutto. Me lo ricordo ancora quando lo utilizzavo nelle mie lotte di XY. Mamma mia, ragazzi, quanto tempo è passato. E comunque può entrare perché sì, c'è Latios con meno 2. Anche se fossi stato in Brandon, io sarei rimasto dentro a fare Psychoshock, perché se Aulucia riesce a mettere il sostituto e a fare Danza Spada è un bel problema. Solo che questo Aulucia, ragazzi, non ha né sostituto, cioè non ha Danza Spada forse, ma assorbe pugno. Calcio in volo non lo ha sicuramente. Non avrebbe senso doppia mossa lotta. Ma Meteor Pugno riesce a rompere il sostituto, cessa la tempesta di sabbia. Questo va sicuramente a favore di Nicolò, dato che Metagross comunque non soffriva minimamente. Entra Starmie, che regge bene il Cozzata Zen. Metagross ora è costretto allo switch, perché non può rischiare la scottatura. Weavile viene saccato, anche se Weavile non andava assolutamente perso. Cavolo, Weavile, ragazzi, era la win condition di Brandon. Era la win condition. Molto più di Metagross. Perché per Metagross abbiamo sia Starmie che Hippodon, mentre Weavile poteva fare la differenza. Più che altro, non potendo togliere le rocce, però Brandon non mi sembra abbia avuto modo, perché sappiamo il set di Latios. È brutta situazione. Comunque Starmie si rivela essere anche lui abbastanza offensivo con Gelo Raggio. Scald, Gelo Raggio, set molto particolare. Ecco, adesso sto notando la Life Orb. Pensavo dal preview che questo Starmie fosse difensivo, ma invece è offensivo, ragazzi. E ora può veramente far piazza pulita del team avversario. Idrovampata di sicuro non lascerà scampo a Heatran, che il suo lavoro purtroppo non l'ha fatto al meglio. Ve l'ho già detto, non sarebbe servito il crit se veramente era il set con Toxic. Magari faccelo sapere, Brandon. Entra Metagross, ma Metagross è più lento di Starmie. Metagross può poco anche contro Hippodon. Prova il pugno scarica disperato, ma Starmie è abbastanza bulky da reggerlo, specialmente perché è una mossa resistita. Quindi idrovampata, toglie gli ultimi 41 punti salute a Mega Metagross e la lotta, ragazzi, finisce qua. Nicolò ha vinto la sfida.
Buon matchup, Brandon ha saputo gestirlo male secondo me, Nicolò un po' meglio, ci sono state mosse dubbi da entrambi i lati, comunque ragazzi è una lotta del torneo, è normale che entrambi i nostri giocatori siano sotto pressione ed è normale che a volte commettano errori stupidi e banali, però ragazzi è il gioco, è anche, fa anche questo parte del nostro fantastico gioco. Io vi ringrazio per la visione, ci diamo appuntamento alla prossima parte, fateci sapere cosa ne pensate della sfida, alla prossima, ciao a tutti!